Buongiorno, siamo qui a Piazza Montecitorio per un convegno sulla buona scuola e una profonda riflessione sui profili di incostituzionalità della legge 107. Siamo qui con il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, al quale rivolgiamo la prima domanda per sapere di cosa parleremo oggi. Beh, oggi noi faremo una riflessione assieme a dei docenti illustri di diritto costituzionale come il professor D'Andrea e il professor Villone sui profili di incostituzionalità della legge 107 della cosiddetta buona scuola. Poi questo è uno strumento culturale che ci aiuterà a proseguire la battaglia, perché come abbiamo promesso alla nostra categoria noi non demorderemo e ci batteremo con tutti gli strumenti che la democrazia ci consente per cancellare questa legge che riteniamo iniqua e incostituzionale e dannosa per la scuola pubblica statale. Come intenderete muovervi? Beh, domani mattina ci sarà un primo importantissimo evento, perché domani mattina un gruppo di cittadini, tra cui il sottoscritto, si presenteranno alle 9 presso la Corte di Cassazione per depositare 4 quesiti referendari per l'abrogazione di altrettanti punti della legge 107, a partire dai poteri del dirigente scolastico. Quindi dovrete cercare di raccogliere molte firme, vi richiederà un grosso impegno? Certo, sarà un grosso impegno, ma siamo intanto, come punto di partenza, siamo alcuni importanti sindacati, tra cui noi la CGIL, i COBAS e tante associazioni libere di cittadini e insegnanti, a partire dalla LIP e tante altre, e assieme a tutte queste persone ci organizzeremo innanzitutto per raccogliere le centinaia di migliaia di firme necessarie per presentare i quesiti. E poi, quando sarà il momento, partiremo anche per la vera e propria campagna elettorale. Ma il referendum rappresenta oggettivamente uno strumento utilizzabile per provare a smontare una cattiva legge che, come dire, non si capisce bene, risponde a logiche poco democratiche, vorrei dire persino autoritarie, che mortificano il diritto all'istruzione così come è configurato la Costituzione. Quindi può essere l'occasione per cercare di eliminare, espungere dalla normativa vigente le punte più acute di questo disegno, ed è naturalmente necessaria una mobilitazione, vorrei dire persino una rivincita di una cultura democratica che forse il referendum comunque potrà sollecitare, interpellare nuovamente. Sono, come dire, in gioco interessi che vanno ben oltre gli insegnanti, perché ripeto, c'è una concezione della scuola pubblica, vorrei dire afflittiva nei confronti dell'istruzione pubblica, e come dire una visione premiale di un leaderismo all'interno della scuola, penso alla figura del dirigente scolastico, una scuola che deve preoccuparsi di reperire i fondi, quindi di ricercare i benefattori committenti di risorse, e questo è un problema che riguarda non solo gli insegnanti, riguarda la comunità politica, la comunità sociale, che spero possa, come dire, accogliere il grido di dolore degli insegnanti, che sono naturalmente una componente fondamentale di questo paese. Ma sicuramente è opportuno questo incontro di oggi, perché tocca uno dei punti fondamentali della legge 107, uno dei dubbi fondamentali che la legge 107 fa nascere, che è quello della conformità alla Costituzione per quanto riguarda essenzialmente, io direi, la libertà dell'insegnamento e la corretta organizzazione del servizio scolastico. Uno dei punti che personalmente trovo assai discutibili sotto il profilo della costituzionalità è quello dei poteri del dirigente nella scelta dei docenti, che è una scelta che non viene ancorata a griglie oggettive, a parametri, diciamo, verificabili e certi, anzianità di servizio, esperienze maturate e così via, viene ancorata molto labilmente a parametri di questo genere, è essenzialmente rimessa poi al dirigente, per cui il docente che per una qualsiasi ragione non sia gradito, sia scomodo, non sia sufficientemente allineato, è un docente a rischio.
questo è un condizionamento molto pesante, io credo, per la libertà dell'insegnamento, che è poi il cardine del servizio scolastico, anche per la retribuzione, il cosiddetto bonus. Sostanzialmente il dirigente decide da solo. E anche qui il bastone alla carota, quindi io mi scelgo i docenti e poi li premio con il bonus. È un sistema che bypassa completamente quella che era la concezione fin qui seguita di una governance partecipata della scuola attraverso organi collegiali. Si è fatta una scelta alternativa di verticismo burocratico che pone tutto nelle mani appunto del dirigente in maniera del tutto discrezionale. Credo che questo sia un modello non compatibile con la Costituzione. Possiamo fare una breve sintesi dell'intervento corposo che ci ha concesso oggi? Beh, breve sintesi non sarà facile, però i punti essenziali sono stati problemi della governance, ovvero di un sistema che velocizza, che accentra i poteri in capo all'esecutivo e che in qualche modo richiede di semplificare le cose, quindi una perdita dei luoghi della democrazia in un sistema marcatamente liberale che in qualche modo attraverso la riforma del mondo del lavoro e quindi con i Jobs Act arriva alla scuola, ma con un cammino iniziato molto tempo fa. Ovviamente i modelli sono modelli in cui l'economia prende il sopravvento alla conoscenza, le programmazioni non sono più per conoscenza ma per competenza, per abilità, e quindi l'asse si sposta verso un asse di un modello liberista, certamente di un modello economico, di un modello dove i ragazzi e la scuola saranno valutati per competenza e non per conoscenza. Ed è chiaro che su questo noi dovremmo porre un argine importante a che la scuola ricoperi la sua centralità e soprattutto diciamo una riforma, una buona riforma della scuola vorrebbe dire una buona riforma della società tutta. Quindi su questo ben venga il referendum, ben vengano le iniziative che coagulano interessi e cointeressenze da parte dei soggetti che a vario livello sono impegnati in questa difficile lotta. Buongiorno, una breve sintesi del suo intervento di oggi. No, il mio intervento è stato finalizzato soprattutto a far capire che il referendum di tipo abrogativo che stiamo intraprendendo deve essere legato anche al contesto di tipo istituzionale che stiamo vivendo. Cioè, in particolare, noi possiamo raccogliere le firme, ci riusciremo, ma vincere il referendum nella misura in cui riusciamo a partecipare al dibattito referendario sulle riforme istituzionali, ad appoggiare il referendum sulle trivellazioni, a verificare un attimo tutte le possibilità per impugnare anche a livello giuridico e tecnico questa legge laddove ci siano delle lesioni dirette e immediate da parte dei colleghi. E l'unione soprattutto perché andare al di là della microcosmo della scuola ci fa vincere. Se restiamo legati tra di noi e ci parliamo tra di noi siamo convinti di vincere, ma nessuno ci segue. Noi abbiamo bisogno di 28 milioni di italiani che vadano a votare contro la buona scuola. Questo è il nostro obiettivo. Perciò invitiamo i colleghi e tutta la popolazione, perché si tratta di democrazia di libertà in questo momento, a darci una mano a fare i comitati referendari, a unirci anche con il percorso di altri comitati referendari che si stanno attivando su altri quesiti, in maniera tale che di fare un fronte unico contro una deriva autoritaria, secondo me, che lo Stato in questo momento sta vivendo.